Costanzo Preve, ti vorrei chiedere come prima domanda in questo nostro dialogo se e in che misura tu ad oggi ti ritenga marxista e in seconda battuta in che misura ci si possa definire oggi marxisti, quale sia il parametro teorico e pratico per rientrare in questa categoria così scivolosa. Bene, risponderei così. Questa domanda è interessante, non tanto in un senso di etichettatura, di autopercezione e di autofrancobollo. Sono marxista o non sono marxista? Questo può essere interessante per i biografi futuri, per i miei amici, però non è interessante per gli ascoltatori filosofici, perché la cosa fondamentale è sapere in che senso e come una persona si possa dichiarare marxista e perché lo è. Risponderei così. Io quando cominciai a definirmi marxista a 20 anni a Parigi lo feci senza conoscere Marx assolutamente, semplicemente con la parola Marx intendevo la mia rivolta contro il capitalismo borghese dei miei genitori, per cui a questo punto il mio marxismo era totalmente fantasmatico e fantastico perché ignoravo assolutamente, sapevo che c'era un signore chiamato Marx che era comunista, no? Però ignoravo assolutamente i suoi rapporti con i greci e ignoravo anche i suoi rapporti con Hegel e con Fichte, per cui ero un ragazzo di 20 anni ignorante. Nel frattempo ho imparato un po' di filosofia, però quando ho imparato la filosofia ero indeciso se Marx fosse allievo di Hegel o fosse non fosse allievo di Hegel. La mia generazione si è invischiata, pensiamo alla generazione degli allievi della Volpe o di Althusser, nel problema se Marx fosse migliore preso con Hegel o senza Hegel, come il caffè corretto, no? Ci ho messo circa 30 anni per capire che non soltanto Marx è meglio preso con Hegel, ma ci vuole Hegel, e che Hegel in un certo senso è filosoficamente molto più importante di Marx. Cioè tu dirai una cosa ovvia, beh tu ci sei arrivato un po' prima mio caro Diego Fusaro, però sei anche nato nell'83, io sono nato nel 43 e sono rimasto invischiato fra quelli che pensavano che era un borghese, un reazionario, un prussiano, un fascista, no? Tutte queste cazzate che mi hanno riempito la testa per decenni, o nella variante bobbiano-bagnaniana o nella variante della volpiano-alpusseriana. Ci ho messo del tempo per capire che Hegel era buono, no? Perciò cominciamo a dire quello. Sono tornato a Torino alla fine degli anni 60 per sposarmi e per fare il professore di liceo. E credevo che il marxismo interessasse ai miei coetanei torinesi. Ma non interessava niente. A loro interessava semplicemente Mirafiori e Bella Ciao. Cioè a loro interessava soltanto la classe operaia concepita in maniera mistico-panzeriana oppure il partigiano eroico. Ora, io niente in contrario, né contro la classe operaia né contro i partigiani, ma chiedo scusa, non mi interessavano molto. Preferivo la storia degli antichi romani e preferivo queste cose qua, no? Però dovevo fingere, per adeguarmi al gruppo, per diventare membro del grande gregge, di essere anch'io di sinistra, no? Infatti pensavo di esserlo, no? E perciò ho perso altri 30 anni pensando che il comunismo fosse l'identità di partito, il settarismo antirevisionista, oppure l'inno a Mirafiori e a Bella Ciao. Tu dirai, quanto tempo hai perso, Costanzo Preve? Quanto tempo ho perso? Ma la mia generazione l'ha perso, non soltanto io. Per fortuna sono ancora vivo, no? E per fortuna ho fatto un aufebum, un superamento da solo. Poi, a partire dal 91, quando l'immensa maggioranza dei miei coetanei è passata direttamente con un triplo salto mortale dal marxismo operaistico gridato e urlato al neoliberalismo, o variante Bobbio, Habermas e Rawls, oppure variante Frichettona, Negri, Deleuze, Guattari, io continuo a definirmi filosofo marxista. Ma anche lì lo facevo un po' per autodefinizione, per dispetto, per dire voi siete dall'altra parte, ma io l'eroe del comunismo rimango tale. Per cui ho messo molto tempo per diventare maturo. Mi perdoni, Fusaro? Sì. Perdono, altro che. Bene, sono contento di questo perdono. E ora ti rispondo se io mi considero un marxista. Ora, cominciamo a dire, la comunità mondiale dei marxisti, se sapesse della mia esistenza, cosa che secondo me solo l'1-2% di essi sa, e certamente non in Giappone, in Cina o in Argentina, salvo errore. Hai forse anche il 5-6%, perché così pessimista? Per ragioni storiche dopo dirò, no? La comunità mondiale dei marxisti non mi riconoscerebbe come marxista. Cioè io, tra un gruppo di pecore bianche, darei cosiddetto una pecora nera.
perché io penso, primo, che filosoficamente parlando Fichte e Hegel siano meglio di Marx, e che Marx sia meglio soltanto, virgolette, meglio in quanto comunista anticapitalista, ma solo per quello, perché filosoficamente parlando Marx non è sopra Fichte e Hegel, ma è sotto, per ragioni positivistiche da un lato, utopistiche dall'altro, no? Per cui direbbero che poi io penso che la classe operaia, proletaria, sia un forse un po' più rivoluzionaria degli schiavi antichi, ma meno dei contadini sumeri ed egizi. Questo verrebbe certamente rifiutato dai marxisti del mondo come massima eresia, come dire che la Madonna ha fatto l'amore con San Paolo, no? Chiaramente, no? Poi io penso che Marx fosse idealista e non materialista, e avesse una falsa coscienza materialista perché confondeva la materia con l'ateismo, lo strutturalismo, la prassi materiale rivoluzionaria e la libertà materiale. Ora, tu capisci che chi pensa queste cose, secondo te, viene ammesso come marxista la comunità dei marxisti? Secondo me no. Perciò vedi che l'autodefinizione o l'eterodefinizione è poco importante, però con la fine del baraccone socialista e con il passaggio dei comunisti, mercenariato post-comunista e filocapitalista, per il signor Napolitano, il signor D'Alema, il signor Bersani, non c'è più un tribunale della ragione con kantiano linguaggio di fronte a cui portare prove per sapere se o non è marxista. Per cui chiaramente a questo punto la definizione in larga parte è un'autodefinizione. Siamo d'accordo fin qua? Allora, in quanto autodefinizione io mi ritengo parte della storia del marxismo. Mi ritengo parte perché se per marxismo si intende una teoria marxiana ortodossa, chiaramente no, però Marx stesso non l'ha coerentizzata. Per cui neanche Marx poteva essere marxista, non solo perché disse la famosa battuta, ma perché dipende da quale pezzo di Marx prendi. Per cui in primo luogo Marx non ha coerentizzato niente, ha lasciato lo stato di, diciamo così, di semilavorato delle teorie contraddittorie. Secondo, se per marxismo si intende il paradigma di Kautsky e di Engels, sono d'accordo che mi è defunto amico Messa, bisogna sbarazzarsi del marxismo, ovviamente. Se nel marxismo intendiamo un arco molto vasto in cui c'è dentro Adorno, Lukács, Bloch, Marcuse, Althusser e così via, faccio parte di questa storia, almeno mi autopercepisco, per usare il linguaggio di Alasdair MacIntyre, come all'interno di questa narrazione. Se viene chiamato marxismo una grande narrazione comunista, anticapitalista, ma solo in questo senso, cioè nel senso della narrazione, la MacIntyre, solo in questo senso mi ritengo marxista, ammettendo però che quello che io personalmente mi autopercepisco verrebbe rifiutato dal 99% dei marxisti empirici esistenti nel mondo, che non mi riconoscerebbero come dei loro, ma mi caccerebbero come pecora nera, idealista, piccolo borghese e, perché no, fascista. Pongo una domanda che forse suonerà anche come una provocazione: ma perché, stando così le cose, ti ostini a definirti marxista e non preferisci piuttosto una definizione ugualmente critica ma di altro tipo, come ad esempio anticapitalista dialettico o anticapitalista hegelofichtiano? Bene, a questo punto bisogna vedere se il problema è di lana caprina, cioè di definizione, oppure di contenuto. Ovviamente, naturalmente, no? Perché il vero problema non è se il signor Preve è empiricamente esistente, si autodefinisca marxista per far parte di un gruppo che lo ha escluso e lo ha bollato come fascista e come ambiguo, no? Nella sua grande maggioranza, oppure se sia, per così dire, un po' scemo ad insistere su questo, quando sarebbe meglio definirsi semplicemente anticapitalista, oppure semplicemente dialettico, oppure semplicemente altra cosa. Ora, il vero problema, secondo me, lo ripeto nella forma di MacIntyre, cioè se membro o no di una storia, di una narrazione, che bisogna vedere se questa narrazione è finita oppure non è finita. Questo è un problema che però mi trascende, perché io il futuro non lo conosco, no? Nella mia definizione io posso definirmi come filosofo idealista, non sono però neo-idealista nel senso di Gentile, di Croce e di Gramsci, perché a differenza di Gentile, Croce e Gramsci non sono storicista, ma credo in un'ontologia dell'essere sociale come fondamento veritativo del mondo, cosa che né Gentile, né Croce, né Gramsci credevano, essendo storicisti puri. Per cui come profilo filosofico io sarei neo-idealista,
come secondo me sei anche tu. Diego Fusaro, no? Cioè, volendo fare una definizione, diciamo così, prettamente filosofica, no? Per studio storico della filosofia. Ora, la questione è questa: perché io insisto a definirmi marxista? Boh, non ci tengo neanche particolarmente. Io sono diventato finalmente Previano a 69 anni, cioè ci ho messo del tempo, ma ho finalmente cominciato a elaborare un mio profilo, e tu me lo riconosci. Ampiamente. Perché tu, mettendomi con compagnia di spiriti magni, più grandi di me, riconosci in un certo senso che io sono arrivato a costituire un profilo filosofico originale indipendente. Del riconoscimento della comunità dei marxisti fuori di me non me ne importa niente, ma non poco, mio caro Fusaro, niente, non me ne frega niente. Questa gente, quando è stato accusato di essere fascista, ambiguo e così via, così via, non ha aperto una sola bocca, non hanno detto che è un'atrocità schifosa, sono rimasti zitti. Questo vuol dire che io ho ricevuto schiaffi, pugni e calci da chi pensavo fossero i miei compagni ed erano invece assimilabili alla razza dei ragni e degli scorpioni. Scusami la moderazione dei miei termini, no? A me non interessa nulla se è riconosciuta la comunità dei marxisti. In questo momento è una comunità, o una comunità universitaria che si autoriproduce mediante congressi Actual Marx, Historical Materialism, no? O una comunità universitaria, in buona parte anglosassone, oppure una comunità settaria di partitini trotskisti e bordichisti. Non mi interessano assolutamente nulla, io sono estraneo a loro, io sono un pensatore totalmente indipendente. Che io pertanto sia marxista oppure no, ripeto, io non so se sia finita quella narrazione continua storica, per usare il linguaggio di McIntyre, chiamata marxismo. Se riteniamo che il marxismo sia nella forma ortodossa sovietica, in cui l'eretica lo cacciava, no? O che nelle forme paramarxiste, Adorno, che secondo me non era marxista, l'eretica negativa secondo me non c'è da niente con il marxismo, non è cosa, no? Sia finita, come la teologia medievale, allora in questo caso è finita. Sono tutti post-marxisti, tutti. Non importa se siamo comunisti o no, no? Soggettivamente. Oppure, se riteniamo che questa narrazione continui ancora, e questo lo saprà il futuro, a questo punto la mia autodichiarazione può avere un senso. Mi viene in mente a questo proposito un libro uscito qualche anno fa di Cristina Corradi, Storia dei marxismi, mi pare si chiamasse, in cui c'era un, in Italia, Storia dei marxismi in Italia, edito da Manifesto Libri, in cui c'era un capitolo apposito dedicato a te, in cui venivi appunto qualificato come un esponente del marxismo italiano e si ricostruiva il tuo pensiero in quella chiave di lettura come riscopritore dell'ontologia lucacciana, se non ricordo male. E anche in Francia mi pare sia uscito un dizionario, nel dizionario del marxismo, una voce dedicata a te, all'assurdo, come i due principali marxisti italiani. Firmata da André Tuzet. Quindi in qualche misura la comunità dei marxisti, posto che vi sia ancora, riconosce a te questo titolo oppure no? Mi pare di sì. Beh, dunque, allora, dei marxisti, virgolette, eretici, indipendenti, come l'italiana Cristina Corradi, come il francese Tuzet, me lo riconosco, cioè fanno parte quel gruppo poco numeroso di persone che non fanno parte del massimo universitario. Tuzet studia solo dalla Sorbonne, ma sto parlando come tipo di mentalità, no? Totalmente privi della spocchia di gruppo e del settarismo micropolitico, i quali riconoscono il mio rapporto con Marx. Tuzet mi definisce marxista non marxista. La definizione di Tuzet, che è ripetuta nella edizione francese della mia storia critica del marxismo appena pubblicata in Francia, che mi definisce come marxista non marxista, è interessante perché Tuzet coglie la mia ambiguità, cioè il fatto che io sono con un piede nello spazio simbolico e culturale della storia narrativa del marxismo negli ultimi 150 anni e con un piede completamente fuori. Bene, direi che questa definizione approssimata io la posso accettare. Forse in qualche misura, nella misura in cui tu hai un piede fuori dal marxismo, ti svincoli da quell'agorafobia intellettuale che ha caratterizzato sempre il marxismo, cioè la paura di uscire dal confine, dal recinto chiuso del marxismo stesso. Sono d'accordo, si tratta di una paura psicologica e antropologica dovuta, e questa è la mia interpretazione, a una patologia della coscienza infelice borghese. Mentre la coscienza infelice borghese sana, quella elaborata da Hegel e da Marx,
ha permesso una critica del capitalismo, c'è una deformazione della coscienza infelice che è la vergogna di essere un piccolo borghese e di non essere un proletario con le pezze al culo, no? Questo tipo di mentalità, oggi incomprensibile per un ragazzo, ha avvelenato la mia generazione. Cioè tutti costoro avevano paura dello spazio aperto, perché avevano paura, erano veramente malati di agorafobia, come il povero Sebastiano Timpanaro, che però era veramente malato di agorafobia e camminava tenendosi per i muri, no? Ma questa però è una patologia vera, no? Ecco, c'era la paura dello spazio aperto, era la paura di essere condannati come piccolo borghesi, idealisti e fascisti. Questa politicizzazione sfrenata, maniacale, manicomiale, è stata forse la principale patologia antropologico-sociale della generazione dei marxisti. Perché avevano paura dello spazio aperto, perché avevano paura del giudizio negativo di un proletario inesistente. Perché il proletario vero parlava di calcio, no? Il proletario vero se ne fregava che tu fossi per Hegel o contro Hegel. Il proletario vero faceva giustamente altre cose, no? Solo che l'intellettuale marxista pazzo, e lo chiamo veramente pazzo, introiettava il giudizio di Mirafiori avendo paura degli spazi aperti, e però si autorichiudeva, è veramente la mente prigioniera di Milos, no? si autorichiudeva uno spazio chiuso. Era quello che il grande marxista austriaco Ernst Fischer chiamava sosia socializzato, cioè lo sdoppiato, il quale coltivava nel suo interno il libero pensiero, ma non osava farlo fuori, perché introiettava che cosa dirà la classe operaia, cosa dirà il partito, cosa diranno prima Togliatti, poi Longo, adesso naturalmente quello che può dire Bersani non previene a nessuno, se non è copertino mediale, no? Però ecco, questa introiezione maniacale ha rovinato un'intera generazione. Ritengo di essermi salvato, per usare un linguaggio paolino. Ma io credo so che sì, molto chiaro. Io credo che una delle più importanti acquisizioni che tu hai messo a fuoco anche recentemente nei tuoi lavori, ma in realtà si trova già nei tuoi testi degli anni Ottanta, e che secondo me rende ipso facto impossibile la tua classificazione come marxista, se devo dire la verità, è il fatto che tu distingui molto bene tra borghesia e capitalismo, cosa che invece il marxismo non ha mai fatto in maniera coerente. Allora, questa domanda è cruciale. Tu, Diego Fusaro, sei secondo me riuscito ad arrivare a buoni risultati filosofici non soltanto grazie alla tua capacità di lavoro enorme, alla tua conoscenza del greco antico, del tedesco, buono e così via, ma secondo me in grazie anche del fatto che tu hai precocemente capito che un conto è la borghesia come classe sociale dialettica e un conto è il capitalismo come meccanismo autoriproduttivo relativamente anonimo ed impersonale. Ora, questa distinzione risale a Spinoza, che aveva già una concezione non antropomorfica della divinità. Per cui la concezione secondo cui il capitalismo è un treno guidato da una locomotiva chiamata borghesia è l'equivalente antropomorfico del marxismo in campo filosofico, no? Ora, io ritengo di avere precocemente, fino dagli anni Ottanta, capito questo fatto. E per esempio di averlo già detto in un libro dell'89 che si chiama La passione di Weber. Nessuno l'ha capito lo stesso. Ora, perché nessuno l'ha capito in una cosa così evidente? Nel tuo ultimo libro, in prossima pubblicazione, di cui ho già letto le bozze, tu fondi gran parte del tuo discorso sull'unità della rivendicazione dello schiavo del proprio riconoscimento, elaborazione autonoma della coscienza infelice dello schiavista, che però non è soltanto schiavista, ma è anche una coscienza infelice dell'ingiustizia e della totalità. Ebbene, questo è l'uovo di Colombo, perché naturalmente è la chiave di tutto, ovviamente, no? Ovviamente è la chiave di tutto. Se tu riesci a distinguere tra borghesia e proletariato, la borghesia e capitalismo, non puoi distinguere niente. Per cui da un lato avrai del capitalismo un'immagine puramente la technique, il gestell, il dispositivo hegeliano. Dall'altra parte la borghesia diventa un insieme di cattivoni, avidi e mangiatori e maialoni, no? Una specie di Berlusconi che non si accontenta mai, no? Ora, queste cose io le ho dette 20 anni fa, ma dirle è inutile se il destinatario non esiste. Se il destinatario non è pronto a sentirle, tu sai che si può continuamente incontrare persone, laureate in filosofia, professore di liceo,
che perciò devono fare questo di mestiere, che ti dicono che per Hegel l'idea è razionale e dunque anche Auschwitz è razionale in quanto reale. Ora, tu sai che questo non resisterebbe a una lettura di 3 minuti di Hegel, il quale chiarisce che la parola reale non vuol dire ciò che empiricamente avviene, ma ciò che conforma il suo concetto dei Kriegsmessage. Bene, lo puoi dire, ripetere, dire. Perché non ti ascoltano? Perché chiaramente non sono ancora mature le condizioni perché ti ascoltino. Peraltro una tesi di quel tipo implicherebbe che la scienza della logica hegeliana fosse un testo apocrifo. Ecco, ma allora dunque, i presuntuosi, quelli che Baudet chiama i manicomiani, che continuano a dire che per Hegel tutto ciò che è razionale e dunque lo stupro, Auschwitz e la canna a gas sono razionali e che perciò vanno contro la lettera dello spirito, continueranno a dirlo. Eppure anche loro in teoria sanno che la scienza è la logica. Però questo fatto qui non ha alcun effetto, assolutamente alcun effetto. No? Per cui ancora una volta su questo la verità si fila temporis, perché da un lato la verità è ciò che è ed è eternamente, ma le condizioni della sua accettabilità sociale sono mediate dalle condizioni sociali e storiche. Per cui personalmente io ritengo di essere arrivato 40 anni prima, no? Perché ho dovuto passare gli anni dai 20 ai 70 ad ascoltare le peggiori porcherie e al principio darle retta, cioè fingere di essere d'accordo, cioè fingere che mi interessava Bella Ciao e Mirafiori quando non mi interessavano niente, no? Perché ho i polloi, la cui traduzione secondo me sono i polli e non i molti, no? Ti costringevano a far così, no? Per cui secondo me l'agorafobia era dovuta a una introiezione patologica di essere controllata da una fantomatica classe operaia partito, in realtà inesistente, perché io ho fatto l'operaio in Germania, i veri operai parlano di calcio. Certo. Scusa, secondo voi qual è quindi il contributo che Marx dà all'interno dell'idealismo, all'interno della filosofia classica tedesca? Lo vediamo prima lui e poi io, perché su questo... Perché bisogna capire effettivamente cosa bene aggiunge la sua cosa, perché se non aggiunge niente, se Marx non aggiunge niente, il fatto che lui metta Marx come terzo idealista, beh, diventerebbe un po' una finzione, oppure una cosa pleonastica, oppure una inutilità, oppure un andare incontro al mercato che vuole sentire Marx che fa così col dito, no? Ecco, no? Perché alla fine... Non sarebbe fondato, no? Dobbiamo discutere seriamente. Cosa ne pensa? Siccome io ho delle opinioni, probabilmente non uguali alle sue, sentiamo prima lui e poi dopo me. Ma sarò telegrafico in modo poi da dare la parola anche a Costanzo. Ma io anzitutto devo dire che non mi definisco marxista, prima constatazione di fatto, no? Diceva Husserl, non ci sono letture innocenti, diciamo subito di quale lettura siamo colpevoli. Io non mi sento marxista perché penso di essere un allievo di Fichte e di Hegel ancora prima che di Marx. Accetto Marx nella misura in cui riconosco la continuità che lo lega all'idealismo di Fichte e di Hegel. Invece di certo marxismo del Novecento non accetto proprio il fatto che ha voluto recidere quel nesso per me robustissimo ed evidente che lega Marx all'idealismo. Per esempio Lukács però non l'ha fatto. Infatti Lukács io lo assumo come uno dei principali filosofi del Novecento, insieme a Bloch, Heidegger e ad altri. Ciò detto, io penso che Marx sia tout court un idealista nella misura in cui la sua filosofia, il suo pensiero nasce da un fortunatissimo e fecondissimo incrocio fra quella che potremmo definire una ontologia della storia di Marx hegeliana, cioè la concezione del processo storico come un'acquisizione sempre maggiore dell'autocoscienza da parte dell'umanità tramite la prassi, la lotta di classe, le conquiste fatte appunto prassisticamente e al tempo stesso il riconoscimento del genere umano come soggetto unitario, come unico soggetto, come ich avrebbe detto Fichte, primo, e poi in secondo luogo riconosco in Marx una ontologia della prassi di tipo fichtiano, quale emerge codificata secondo me in maniera lampante nelle 11 tesi su Feuerbach. Che è la prima in cui si distingue fra Obiette e Wittgenstein. Ma no, in tutte, in realtà, in tutte 11. Nella prima è evidente, ma anche nelle altre, perché nella prima, certo, Marx distingue tra Obiette e Wittgenstein dicendo Feuerbach è il materialismo,
nella misura in cui recepiscono l'oggetto come un dato di fatto, si fermano all'obiecto, laddove invece il merito dell'idealismo, scrive Marx nella prima tesi, è quello di aver sviluppato il lato attivo, tätige Seite, e lì il riferimento è Fichte, ovviamente, Fichte che sviluppa il lato attivo e prassistico. Infatti poi la nona tesi su Feuerbach dice in maniera magistrale che il materialismo feuerbachiano, nella misura in cui accetta il mondo come obiettivo, come dato a sé stante, a prescindere dal soggetto, il punto più in alto in cui può arrivare è il rispecchiamento della società borghese come un dato di fatto, laddove invece un materialismo della prassi, che in realtà altro non è che l'idealismo fichtiano della Wissenschaftslehre, implica la trasformazione attiva del mondo ad opera del soggetto, inteso come genere umano, trascendentalmente inteso come un unico soggetto operante nella storia. Per usare la grammatica fichtiana, l'io pone se stesso come determinante l'unio, e quindi appunto come trasformante continuamente la realtà circostante. Queste sono le due anime idealistiche di Marx. Dove sta il suo contributo originale? Tanto per cominciare nell'aver assimilato e coniugato queste due anime altrimenti diverse, ma poi anche, come ha messo in luce molto bene Lukács nel suo testo sul giovane Hegel, il vero contributo di Marx sta nel fatto che se in Hegel e in Fichte troviamo già una critica radicale della società capitalistica, in Fichte la compiuta peccaminosità, in Hegel il regno animale dello spirito, la tragedia nell'etico e via discorrendo, è solo in Marx che troviamo il capitalismo come vero oggetto filosofico centrale, ma non perché Marx fosse più intelligente di Fichte o di Hegel, ma semplicemente perché, come anche tu prima dicevi, il mutare delle condizioni storiche e sociali diventare visibile ciò che prima era meno visibile. Esattamente, in Fichte e in Hegel, che vivevano prima rispetto a Marx, il capitalismo, che pure già si stava configurando chiaramente, figuriamoci quando Fichte parla di anarchia commerciale nello stato commerciale chiuso, di questo sta parlando, quando Hegel parla di scissione, di tragedia nell'etico, di regno animale dello spirito, parla proprio di quello, del rapporto mortificante che vede il mutamento costante dell'io nella cosa e della cosa nell'io, per usare la grammatica della fenomenologia dello spirito. Però è solo con Marx che il capitalismo diventa, potremmo dire, si sprigiona completamente e diventa l'oggetto filosofico dell'analisi. Quindi direi, la grandezza di Marx sta tutta nel fatto di utilizzare Fichte e Hegel, applicandoli, portandoli laddove Fichte e Hegel non potevano ancora arrivare. Per questo io mi ritengo allievo indipendente di Hegel, Fichte e Marx, e preferisco, pur non disprezzando affatto l'etichetta di marxismo, penso che non si attagli per nulla al mio profilo, perché io mi ritengo appunto sulla linea Hegel, Fichte e Marx, più che su quella Althusser, Bloch o Adorno, se vogliamo. Beh. Allora, questo che tu dici lo sottoscrivo al 99%, ma come tu sai il diavolo si nasconde nel dettaglio, no? Perché gran parte delle cose che tu dici io le sottoscrivo immediatamente, tra l'altro le esposte con grande chiarezza, grande precisione e diciamo così in modo veramente soddisfacente sul piano teoretico. Ora, il fatto di aver messo il modo di produzione capitalistico e la totalità sociale in divenire capitalistico al centro dell'analisi non è un fatto periferico o marginale, è un fatto filosofico se stesso, perché sennò avremmo il fatto che Marx non aggiunge filosoficamente nulla a Fichte e Hegel, perché in Fichte c'è già compiutamente una filosofia della prassi della modificazione del mondo, e in Hegel c'è già compiutamente la dialettica tragica della scissione fra riconoscimento della lotta del servo e coscienza infelice del padrone. E in questo senso qui filosoficamente Marx non aggiunge niente, se non aggiunge il fatto del capitalismo. Però la conseguenza potrebbe essere, diciamo così, alla panzeria Rieser. Cioè Marx, come è un grande sociologo, è un grande economista, è un grande storico, perché aggiunge la teoria delle classi sociali, aggiunge la teoria delle crisi economiche per sovrapproduzione, sottoconsumo e queste cose, porta contributi enormi alla conoscenza della sociologia, ma filosoficamente è semplicemente un allievo di Hegel, e questo è meglio lasciarlo perdere perché Hegel è un fascista, eccetera, 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 no? Ora, visione manicomiale. Questa visione manicomiale, che però è quella condivisa dalla gran parte della comunità dei presunti marxisti, che sono infatti un settore, diciamo, del manicomio all'aria aperta, perché lo pensa veramente questo, eh? Cioè pensano veramente a queste follie, eh? No? Ecco, noi però, se mi permetti, non abbiamo niente a che fare con esso, no? Qui dobbiamo chiederci un pochino come troviamo. Ora, io filosoficamente penso che tu abbia ragione sui punti fondamentali.
Sul piano filosofico Marx è inferiore a Fichte e Hegel, perché è meno coerentizzato, perché dal 1945 in poi era convinto che bisognasse den Boden le filosofie verlassen, abbandonare il campo della filosofia, che era una scemenza, una completa scemenza, perché non poteva abbandonare il campo della filosofia, era una sciocchezza, era un'autopercezione errata di se stesso, no? Per cui filosoficamente parlando non solo non era meglio, ma era peggio. Non solo non ha effettuato un rovesciamento del mio materialismo, ma semplicemente un'onesta applicazione dell'idealismo a un nuovo oggetto storico-sociale, una rivoluzione capitalistica. Per cui su questo il mio accordo con te è totale. Dopodiché però c'è un problema. L'aver messo al centro il capitalismo come totalità riproduttiva è o non è un contributo filosofico? Questo è veramente un punto d'appoggio. Perché se non è un contributo filosofico, basta dichiararsi idealista fichtianaliano. A questo punto Marx diventa un sindacalista neoricardiano arrabbiato, no? Oppure un sindacalista neoricardiano moderato, che è esattamente la stessa cosa, no? Oppure se aver messo al centro il modo di produzione capitalistico come centro motore di una riproduzione sensata della totalità è anche un di più filosofico. La mia risposta è questa: è un di più filosofico che però Marx ha pagato caramente, perché Marx, per fare questo di più filosofico, ha preteso che l'idealismo totalizzasse il passato, il presente e anche il futuro, che secondo me non può fare, perché la pretesa di totalizzare anche il futuro, pretesa da cui Fichte e Hegel si erano tenuti ben lontani, Fichte in maniera, se vogliamo ancora un po' kantiana, del concetto limite della lotta perpetua dell'io contro il non io. Lo sforzo, lo strepito, no? Marx invece ha ritenuto, secondo me erroneamente, su basi o messianiche o positivistiche, per cui sul medesimo piano Bloch e Kautsky, come due poli opposti dello stesso errore, di poter totalizzare idealmente anche la conoscenza del futuro. Solo che secondo me il futuro è inconoscibile, esattamente come lo Stato non può sparire, no? A questo punto la pretesa di conoscere il futuro ha due aspetti convergenti: o l'aspetto messianico, apocalittico, escatologico, la speranza blocchiana, io spero che il futuro sia ontologicamente non ancora, oppure la previsione positivistica, io deduco il futuro dalla tendenza del presente, per cui o vai nel positivismo o vai nel messianesimo. E io cerco di evitare entrambe, ma io questo lo considero il prezzo che Marx ha dovuto pagare all'aver messo il capitalismo come oggetto filosofico. A questo punto il problema non è se il signor Fusaro, il signor Prede si definiscano o no marxisti oppure no, questo riguarda il loro rapporto con l'anima, con Dio, con la comunità esterna dei marxisti. Ma chi sono i marxisti in Italia? Il signor Petrucciani, il signor, non so, dimmene uno, mi fanno ridere, no, pure lo sud, il migliore è lo sud. Hai un giudizio pessimo dei marxisti? Ho un giudizio molto italiano. Cattivo, molto cattivo. Il migliore di tutti è lo sud, il migliore di tutti, in senso assoluto, che è uno che, secondo me, del rapporto Marx-Hegel non capisce niente. Voglio dirlo di fronte a tutti, lo sud, a differenza di Bobbio, sa perfettamente che Hegel è bravo e non è fascista. Lo sa perfettamente e valorizza giustamente Hegel, no? Per cui è chiaro che dal punto di vista di studioso hegeliano lo surdo si mangia 100 Bobbio in insalata. Ha fatto anche quel bel libro su Hegel e la libertà dei moderni. Libro, non è male. Libro stupendo, che io totalmente sottoscrivo. Dopodiché lo surdo, davvero comunista, virgolette, ha introiettato i tabù di Lukács, cioè lui non osa dire che Marx è idealista. Per cui si trova nella situazione schizofrenica di dover dire bravo Hegel e poi Marx è materialista, che ovviamente è la cosa impossibile, no? Ora, secondo me, questa schizofrenia, un conto è al tempo di Lukács, lo capisco, Lukács era dentro un mondo che non ti permetteva di dirlo, ma siccome lo studio lo potrebbe dire se lo volesse, perché è sovrano nella città di Urbino, no? Il fatto che non lo dica fa sì che ci sia da parte mia un giudizio negativo. Per questa ragione, non so se è chiaro, per questa ragione, cioè non dice l'evidenza, cioè io se devo giudicare la signora Anna Arendt, è una signora che si è occupata dei greci e non sa neppure che logos vuol dire calcolo, cioè se tu leggi Anna Arendt sembra che logos voglia dire public speech, parola pubblica,
E perciò i greci fossero bravi perché c'era democrazia, c'era la tribuna, c'era il public speech, il logos come libera tribuna, no? Ora, logos in greco, logizomai, vuol dire calcolo sociale, vuol dire calcolo sociale del giusto equilibrio di potere e di ricchezza. Aaron non lo sa. Ora, non è obbligatorio occuparsi dei greci, ti puoi occupare di francobolli, ti puoi occupare come Berlusconi di puttane, ti puoi occupare come Monti di economia, non sei obbligato a occuparti dei greci. Però se ti occupi dei greci, beh, sappi che logos deriva da logizoma e vuol dire calcolo, prima di voler dire parola o linguaggio, no? Per cui se ti occupi dei greci, almeno sei quello. Mi è venuto in mente... Ora, non vorrei finire dire... perché siccome probabilmente lo studio vedrà queste cose, si stupirà... Dici che vedrà? Qui probabilmente si stupirà di un giudizio così negativo. Allora lo voglio ripetere in modo che non siano equivoci. Nel panorama mostruoso italiano, non sto parlando di studiosi seri come la Corradi e così via, in questo panorama terribile, di questo paese senza sovranità, di questo paese che ha perduto ogni cuore e ogni anima, in cui pure il comunista si è riciclato in mercenariato americano, in questo paese terribile, lo sud è il migliore. Eppure il migliore dei marxisti non sa neppure che Marx è idealista ed è costretto a dire che Marx è un allievo di Hegel, però ha fatto un rovesciamento materialistico, che è una cosa senza senso. E non so se è chiaro il mio giudizio, perché l'ho detto in maniera, perché l'ho detto in maniera così forte e così dura, che poi lo surdo mi riconosce come marxista oppure no riguardo la sua anima, l'università di Urbino e il paesaggio delle Marche. Mi veniva in mente, se ora posso dirlo, un altro contributo importantissimo nell'ambito filosofico da parte di Marx, secondo me, per rispondere alla domanda prima posta, è il fatto che Marx per primo opera una vera e propria deduzione sociale delle categorie del pensiero, laddove in Hegel e in Fichte questa pratica non è presente. Beh, sono contento che dica questo, è molto importante questo. Dunque, allora, io annuncio Coram Populo, ammesso che sia proprio l'internet, sì, certo, che io ho pubblicato molti libri e ne ho 5 inediti, completamente inediti, che prima o poi usciranno, spero nella mia vita, se no dopo la mia morte. 2 storie della filosofia basate sulla deduzione sociale delle categorie, un libro sull'umanesimo che è Althusser ma che in realtà è sull'umanesimo, un libro sulla dialettica Adorno che in realtà è sulla dialettica, e un'altra che è una riscrittura del mio Elogio del Communitarismo, totale 5 volumi per un totale di più di 1000 pagine, che si basano proprio sulla deduzione sociale delle categorie. Perciò tu mi inviti a nozze, naturalmente. Io penso che Zorretta avesse ragione a porre il problema, però l'ha posto purtroppo in modo storicistico, sociologistico, relativistico. Cioè ha posto correttamente il problema, che occorre dedurre socialmente non solo le categorie ideologiche, ma anche quelle filosofiche, a partire da quella di essere in Parmenio. Dopodiché, per il suo sociologismo relativistico, risponde male a un problema ben posto, perché pensa che l'essere deriva dalla moneta coniata, che per me è una follia, personalmente, certo. E l'ho scritto in mille occasioni. Però quello che tu dici non è poco, perché se è vero che in Marx è una deduzione sociale delle categorie, e secondo me c'è, a volte è sbagliata però, a volte sbaglia lui stesso a farla, però c'è il problema, anche questo è un'aggiunta filosofica. Per cui io credo, mio caro Fusaro, che tu, credo, lo dico con grande rispetto, amicizia e fraternità, quella che ci deve, anche un'amicizia fraterna, che tu ti autopercepisci erroneamente. Tu in realtà, secondo me, nel tuo libro di prossima pubblicazione dimostra, sei, lo voglia o no, interno a una storia non ancora finita. Indipendentemente da cosa dicono la comunità ufficiale dei marxisti o presunti tali, che conta come il 2 di picche, non so se conta qualcosa, non conta niente, non conta assolutamente niente. Perciò non importa quello che loro possono pensare o dire, importa il fatto che secondo me oggettivamente, scusami questo avverbio staliniano, no? Fai parte di questa storia. Poi dopodiché il fatto che tu ti autopercepisca come allievo creativo di Fichte e di Hegel, no? E pertanto rifiuti o non voglia appartenere a una fantomatica comunità, peraltro secondo me non più neanche esistente, almeno in Italia, diventa secondario, diventa una questione di autodefinizione. Nel tuo, mi inserisco ancora per una domanda,
profilo, abbiamo detto delle cose chiare o no? Sì, certo. Certo. Molto chiare. Certo. Circa il tuo profilo, Costanzo Breve, possiamo dire, ad esempio, io questo aspetto lo rintraccio nella storia della filosofia, che sono tre gli orizzonti problematici che tu cerchi di tematizzare: il riconoscimento della veritatività della pratica filosofica, sì, di Hegel, la teoria critica di Marx e la deduzione sociale delle categorie filosofiche. Ecco, combinare insieme questi tre elementi sembra davvero il tuo contributo più originale alla storia del pensiero. Beh, o mi sbaglio? Allora, accetto questa definizione approssimata, ma secondo me giusta. Mi pare, se posso ripetere per vedere se ho capito bene, ci sia l'accettazione della veritatività della filosofia, che ha come oggetto la verità e non la certezza fisica, l'esattezza matematica, la veridicità letteraria o la sincerità interpersonale, ma la verità unicamente riferita a una totalità, che secondo me è una unità di giudizio e di conoscenza riferita soltanto al mondo sociale, non a quello naturale, secondo la lezione socratica del fatto che la filosofia ha come oggetto il conosci te stesso, il conoscere afton, cioè conosci te stesso come animale sociale dotato di logos, che vuol dire unicamente non solo linguaggio e parola, ma capacità di calcolo dentro la polis, secondo l'insegnamento anche di Luca Greci, che è mio amico fratello, no? Allora c'è questo fatto, no? Poi c'è l'accettazione critica della riduzione sociale delle categorie, e come terza cosa? Lo spirito critico di Marx, quindi la critica dell'economia politica, esatto, ove economia politica non sia una teoria economica e una critica a singoli errori di Smith, Ricardo, Malthus, ma sia un modo per chiamare la riproduzione della totalità capitalistica autosolutizzata. Se tu definisci così il profilo di Breve, lo accetto. La combinazione di questi tre elementi. Ecco, è possibile combinarli? Beh, io ho fatto il possibile, secondo me sì, però se tu li combini, nessuno dei tre rimane uguale come era l'origine. Se tu li combini, nessuno dei tre rimane perfettamente uguale a come era l'origine. Non rimane perfettamente uguale Hegel, non rimane perfettamente uguale Marx, non rimane perfettamente uguale Schleiermacher, ma cambia. Ora, io posso essere una vox clamans in deserto, l'ultimo esponente della generazione degli anni 60, oppure uno dei precursori di una filosofia del futuro, per usare il linguaggio di Feuerbach. Ovviamente spero l'ultima cosa, ma questo in effetti, questo e solo questo, lo lascio alla speranza bloccante.